Ragazze, eccomi tornata con un nuovo video sui prodotti finiti. Quest'volta ho davvero tante cosine da farvi vedere. Spero non venga un video eccessivamente lungo, quindi vedo anche di darmi una sbrigata. Allora, iniziamo dai prodotti per lo struccaggio. Allora, ho finito questo struccante L'Oreal. È uno struccante delicato per gli occhi. E con questo struccante ho un rapporto di amore e odio, perché effettivamente è il migliore struccante che io abbia mai provato, in quanto proprio struccaggio strucca assolutamente di tutto, dal waterproof ad alcuni eyeliner che non mi si struccano con niente, e è davvero ottimo. Quando dice delicato sugli occhi, effettivamente è vero, perché pur essendo comunque abbastanza aggressivo, perché va a struccare davvero di tutto, non mi va a bruciare gli occhi, cosa che a me lo fa il 90% degli struccanti. Ma il problema è l'inci, che non essendo dei migliori, mi sono accorta che a lungo andare usandolo mi ha creato dei peggioramenti a livello di pelle. E ho notato un aumento di punti neri e grani di miglio, e quindi insomma non avevo cambiato niente nella mia routine se non lo struccante, quindi secondo me è stato lui. E il prezzo è fattibile, sono 125 ml, viene intorno ai 3-4 euro, ma comunque dura abbastanza. Ma onestamente non penso di ricomprarlo, proprio perché per i peggioramenti che ho visto a livello di pelle. E in questo video dei prodotti finiti affiancherò anche gli inci, perché penso magari sia una cosa carina e utile per chi appunto interessa queste cose. So che a molti magari non gliene frega niente, però ci tenevo a farvi vedere magari specialmente degli shampoo dopo e quali sono magari con inci migliori e inci peggiore. Comunque questo per me non è un prodotto bocciato, però su di me, per i peggioramenti che ho notato, non penso di ricomprarlo. Sempre a livello di struccaggio, ho finito queste salviettine della Isere, che è la marca che si trova al Lidl, e sono queste salviettine per pelle normale o mista. Sono 25 salviettine e vengono all'incirca 2 euro. Sono davvero ottime. Io in generale non mi trovo bene con le salviettine struccanti, perché oltre a che non mi struccano nulla, mi irritano gli occhi, mi tirano la pelle, quindi no. Io invece con queste mi ci trovo bene, tant'è che le ho già ricomprate, perché struccano bene, sono molto imbevute e sono molto delicate, vanno sia a struccare bene ma non mi bruciano gli occhi. E consiglio comunque sempre, quando si vanno ad usare questo tipo di, proprio in generale, salviettine, poi di risciacquarsi bene il viso con un detergente. Però io queste ve le straconsiglio, anche perché anche a livello di inci non sono affatto male. E poi anche il prezzo è super economico, quindi queste sono assolutamente promosse. Un'altra cosa che ogni volta mi scordo di farvi vedere, ma non per qualcosa, ma perché involontariamente non ci penso e lo butto sempre, sono i dischetti struccanti. Anche questi della Isere sono i cotton pad e sono sempre appunto quelli del Lidl. Sono dentro 120 per 1 euro o meno, insomma, quindi il prezzo è fra i più economici che si trovano in commercio, e sono davvero ottimi. Sono ottimi perché qui lo fa vedere anche la figura, sono cuciti, quindi non vanno a perdere quei peletti fastidiosi che molti dischetti fanno e non si sfaldano. Quindi assolutamente questi ve li straconsiglio. E io ormai compro e ricompro sempre loro, perché con altri non mi ci trovo proprio bene. Promossissimi. Poi passiamo agli shampoo. Come sapete, noi ce li beviamo a colazione e quindi ne ho come sempre più di uno finito. E come sempre si tratta degli ultra dolce. Ah, questo mese abbiamo finito ultra dolce. Questo qui è quello olio essenziale di lavanda ed estratto di rosa, e per capelli delicati e spenti. Questo rientra in assoluto fra i miei shampoo preferiti,
Mi piace innanzitutto l'odore, proprio perché in generale adoro l'odore di lavanda io, ed è tra tutti quanti gli shampoo l'unico che mi fa persistere questo profumo sui capelli davvero davvero a lungo. Addirittura ce l'ho ancora anche il secondo giorno, comunque che li ho lavati, che su di me non succede assolutamente mai. Mi piace tantissimo, lava benissimo i capelli. E ho notato anche che rispetto ad altri shampoo i miei capelli rimangono puliti molto più a lungo con questo e non con altri. E districa benissimo, infatti non sempre necessito del balsamo, e la combo questo più il suo balsamo è assolutamente fantastica. Quindi io questo ve lo straconsiglio. Come sapete, gli ultra dolce contengono 250 ml di prodotto. In offerta si trovano 1,20 euro, 1,50 euro, quindi assolutamente economici. E questo qui ve lo straconsiglio se non l'avete ancora provato e vi piace l'odore di lavanda e rosa, è assolutamente da provare. E lo ricomprerò assolutamente sì, già l'ho ricomprato. Altro ultra dolce è questo qui, all'olio di argan e mirtillo rosso per capelli trattati o colorati. Ah, questo è un buonissimo profumo, ma appunto, come vi dicevo prima, oltre a quello alla lavanda sono pochi gli shampoo, insomma, che mi fanno persistere il profumo, infatti questo è uno di quelli. È molto delicato, pulisce appunto a fondo anche questi capelli, però secondo me li districa di meno, cioè con questo necessito sempre del balsamo, ma posso dirvi che appunto questo è per capelli trattati o colorati e mi sono accorta comunque che ravviva i riflessi e il colore. Comunque io ce l'ho con, sto usando una tinta naturale, quella tipo dell'Enné, poi magari ve ne parlerò, e mi ci trovo davvero molto molto bene, però preferisco l'altro, e questo non penso di ricomprarlo, perché appunto preferisco altri tipi. Poi ho finito questo qui, che è l'ultra dolce all'estratto di mango e fiori di tiare per capelli secchi e asciugati. Allora, i miei capelli non sono secchi se non un po' alle punte, ma asciugati assolutamente sì, e questo devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Intanto il profumo è buonissimo e questo persiste sui capelli, non quanto quella alla lavanda su di me, ma persiste parecchio. Io lo sto usando, l'ho usato insieme al suo balsamo, che però ancora non è finito, e mi ci sto trovando davvero davvero molto bene. Li districa perfettamente, li lascia morbidissimi, e li alliscia, e devo dire che li rinforza anche. Hanno dato comunque questa cosa e mi piace davvero molto. Questo lo ricomprerò senz'altro. Poi questo ultra dolce è latte vegetale idratante per capelli normali. Infatti questo, diciamo, è l'unico shampoo che mi sento di bocciare, perché è uno shampoo normalissimo. Lavasi a fondo, ma non districa i capelli come gli altri, anzi, ammettendo un po' a seccarli, a incresparli. Tant'è che comunque qui lo dice chiaramente, per capelli normali, quindi è uno shampoo per chi, diciamo, non ha troppe pretese e troppe aspettative, quindi non per me. Quindi lo consiglio soprattutto, insomma, a chi ha capelli che non sono trattati, non sono particolarmente rovinati. Infatti da me l'ha finito, a casa mia l'ha finito il mio ragazzo e mio padre, perché io e mia madre l'abbiamo proprio accantonato, quindi questo qui non penso di ricomprarlo. Poi passiamo al bagnoschiuma. Ah, ho finito questo bibidone, perché non entra nemmeno in video per quanto è grande, della Shein, sempre appunto dell'Lidl, ed è un bagnoschiuma, e qua dietro dice con una combinazione armoniosa di essenze per risvegliare corpo e sensi. È davvero un ottimo bagnoschiuma, ha un odore delicatissimo che non persiste molto sulla mia pelle, ma ho notato che è molto molto idratante, e questa cosa mi è piaciuta particolarmente. Poi insomma, come vedete, è enorme, infatti è 1 litro, e l'avevamo preso in offerta a meno di 2 euro se non sbaglio. Quindi comunque è ottimo, e penso che se lo ritroveremo in offerta, ma anche non, lo ricompreremo. Poi ho finito questo qui, l'ho fatto vedere in un video haul, che è questo bagnoschiuma che avevamo comprato da Douglas della Baratti, ed è al muschio bianco. Un odore assolutamente buonissimo,
anche questo è molto molto delicato e persisteva già molto di più sulla mia pelle rispetto a quello di Lidl. E l'unica cosa che mi è dispiaciuta, questo l'avevo pagato davvero poco perché è 250 ml e c'era l'offerta e ne prendevi due, mi veniva se non sbaglio 1,39 euro, 1,49 euro, boh, comunque poco. Ma mi è dispiaciuto perché comunque la consistenza era molto molto liquida, quindi pur essendo 250 ml è finito in frettissima. Però assolutamente promosso e penso che se ritroverò questa promozione da Douglas lo ricomprerò senz'altro. Ho finito poi questo mini bagnoschiuma della Sensur all'aloe vera. Questo me l'avevano dato in omaggio al Cosmoprof e non l'avevo usato perché boh, l'avevo messo da parte pensando se mi serve di andare in viaggio, qualcosa, è piccolino, però non è servito. Sono infatti 100 ml. Il profumo è buonissimo, delicatissimo ed essendo all'aloe vera è davvero molto molto idratante. Ha un inci buono, ma sinceramente non penso di ricomprarlo perché se non sbaglio, visto che viene intorno a 1 euro, 1 euro e qualcosa, e per 100 ml poi è finito tipo in due lavaggi, è finito in frettissima. Quindi onestamente non penso di ricomprarlo, a meno che non trovo magari un formato più grande che a livello economico convenga. Poi, a livello di trucco, ho finito questo correttore Kiko, che è il Natural Concealer. Questa era la colorazione 02. Ah, non è un correttore particolarmente, non so se sia del colore perché è proprio finito. Questo qui. Allora, è un correttore che consiglio a chi non bada d'inci e a chi non ha occhiaie particolarmente marcate, perché comunque ha una copertura piuttosto bassa, è molto liquidino, io l'ho usato più che tutto su imperfezioni e se pressato poi sopra con una cipria, insomma, andava a durare parecchio, ma per le occhiaie, soprattutto per le mie, diciamo, non è proprio fra i migliori. Insomma, penso comunque che non lo ricomprerò. Cioè, non penso, non lo ricomprerò assolutamente. Poi, non è un prodotto finito, ma ho deciso di cestinarlo. È questa cipria che vi avevo fatto vedere anche nella Makeup Collection, l'All About Matte di Essence, che ormai è diventata ingestibile per me perché comunque non riesco a prelevare la quantità di prodotto giusta. E tra l'altro, ecco, anche adesso perde prodotto, quindi ho deciso di cestinarla. E sinceramente non penso nemmeno di ricomprarla perché mi trovo meglio a paragone sia con quella Gigo che con quella Neve. Per quanto riguarda i campioncini, ce n'era un altro, ma non lo trovo. Ah, ho finito questo. Ah, di campioncini io di solito ne finisco a quantità industriali, ma con il caldo ne ho utilizzati davvero pochi. E penso poi a settembre di rifarmi. Ho finito questo campioncino di Diego Dalla Palma, che era una maschera per capelli, si chiama Effetti Speciali, maschera ristrutturante intensiva. Vi dico la verità, è davvero un'ottima maschera. Mi ha proprio riavvivato il capello, cioè insomma era morbidissimo, mi è piaciuta tanto, ma ci sono rimasta malissimo quando ho visto l'inci. Quindi insomma sì, mi ha fatto un bel effetto ai capelli, ma non penso assolutamente di comprarla. Poi ho finito questo campioncino dell'Erbolario Makeup, che è un primer viso per pelli miste. Vi dico la verità, io non uso primer per il viso, perché penso, sono dell'idea che dico, vabbè, metto la crema idratante, diciamo, mi fa quella da base. Ma da quando ho usato questo, dico la verità, mi sono ricreduta. Tant'è che penso che sarà il mio prossimo acquisto. È un primer fantastico, è trasparente, si assorbe in frettissima, quindi insomma non è uno di quei primer che dici poi devo aspettare per fare la base perché rimane ancora appiccicaticcio. No, si assorbe davvero in fretta, lascia la pelle morbidissima e la levica molto. Quindi effettivamente la prepara veramente bene alla base trucco. E con questo campioncino ci ho fatto 3 volte e devo dire che ho notato un netto miglioramento della durata della base. Quindi sia del fondotinta, del blush, della terra, assolutamente
me la mantiene molte molte ore di più, quindi penso che questo sarà un mio prossimo acquisto. Di campioncini ne avevo un altro, non so dov'è, magari se lo trovo poi mi metterò qui la foto. Era un campioncino di una BB Cream dell'Ala Vera, che non mi è piaciuto affatto perché più di una BB Cream aveva la consistenza di un fondotinta. Era davvero troppo troppo corposa e pesante per la mia pelle. Poi io in generale non amo i fondotinta, e proprio per questo effetto troppo pesante. E mi ha dato proprio un effetto brutto di pelle, non so come spiegarvi, tipo pelle oppressa, proprio brutto. Non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuta la durata perché dopo un po' hanno cominciato a chiazzarmi, quindi assolutamente per me quello è bocciatissimo. Poi ho finito un altro prodotto che l'ho trovato adesso, ed è questa penna per unghie, si chiama Foltene, è della Foltene. E c'è scritto appunto trattamento unghie. Ah, questa non è finita, ma ha cambiato sia colore che odore. Io di solito non sono fissata con le scadenze dei prodotti perché altrimenti butterei praticamente metà delle cose che ho. Però appunto appena cambio odore, consistenza o colore lo butto perché capisco che è andato. E come vedete ha questo applicatore. In realtà doveva essere bianco e non giallo, per questo insomma va cestinato. L'odore adesso è pessimo. E questo qui andava steso su tutte le unghie senza smalto e le andava a rafforzare ed allungare. Ma era assolutamente ottimo, cioè per me questo era un prodotto miracoloso, che quando avevo il mio raptus che mangio, cioè ce l'ho ancora adesso, che mangio tutte le unghie e voglio farle ricrescere abbastanza in fretta, questo è un prodotto ottimo. Infatti penso di ricomprarlo. Il problema è dove, perché io non mi ricordo dove l'ho comprato. Mi ricordo che l'ho preso in un supermercato, non so se era Carrefour, se era Simply, boh, non lo so sinceramente. Questi sono stati i miei prodotti finiti, spero di non essermi dilungata troppo. E fatemi sapere se avete provato qualcosina di queste cose. Aspetto come sempre i vostri commentini e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!